tutte. Allora, già che devo lavare i miei pennelli, ormai è arrivato il momento di farlo, e vado ad utilizzare per la prima volta i miei brush guard. Questo che ho io è il Variety Pack. Ovviamente vi metto il link nel box informazioni. E questi qui, ora li devo ancora utilizzare, quindi non so dirvi, però praticamente sono delle retine che vanno a coprire le setole dei pennelli dopo che li lavate, in modo che queste non vadano un po' per cavoli loro, quindi in modo da far mantenere la forma ai pennelli, appunto. All'interno contiene una grande, una retina grande, due più piccine e altre due per i pennelli proprio piccoli piccoli. Ovviamente qui, ah no, e una microscopica. Quindi praticamente sono 2, 4, 5, 6. 6 retine. Qui vi spiega come utilizzarli. Quanto alla spiegazione e come funzionano. Io adesso andrò a lavare i miei pennelli e poi andrò ad inserire questa retina che si inserisce appunto dal basso, e quando i miei pennelli staranno per asciugare, insomma, manterranno la forma, ovviamente, e poi la rimuovete semplicemente così. Peraltro, per questi pennelli qui Sigma che perdono colore, ho sentito su internet, ora non mi ricordo da chi, che praticamente basta mischiarle, lavarli con una soluzione fatta da 2 cucchiai di aceto bianco e 2 cucchiai di acqua, in modo che non perderà più colore. Ora ci provo e poi vediamo. Comunque vado a lavare i miei pennelli e ci rivediamo qui quando gli metterò la retina. Voglio piangere, devo lavare tutti questi pennelli. Oddio. Odio, odio, io odio, odio, odio. Ci vediamo tra un po'. Ed ecco qui, il lavaggio è stato effettuato. Ho una mano che mi si è praticamente spugnata a forza di stare sotto l'acqua, però sono tutti lavati. Peraltro questi qui della Sigma, vedete, li ho lavati con aceto e acqua, come che mi avevano detto. Però nonostante tutto, vedete? Vedete queste macchie? Non hanno perso colore durante il lavaggio, però qui ora che li ho appoggiati, comunque mi hanno lievemente, non come le altre volte, ma un pochino mi hanno macchiato la carta. Comunque prendo i pennelli a cui andrò ad applicare i miei amati brush guard. Ed eccoci qui. Ovviamente prendo questo qui di Sigma e ci metto quello lì più grande, in modo che le setole non si scompongano durante l'asciugatura. I pennelli per sfumare assolutamente ci va. Quindi ok. Poi ho questo qui di Sephora, che sempre per sfumare. Poi ho questo qui, a cui ci tengo tanto, però non so fino a che punto possa entrare qui dentro oggettivamente. Infatti non ci entro, neanche ci voglio provare. Comunque lo metto quindi a questo pencil, che so che di solito le setole si spampano, però è troppo grandicello. Forse per questo qui però va bene, che è sempre uno di quelli per le sfumature. Beh, oddio, insomma, mica tanto, è troppo grande. Allora, questo qui però mi sa che è troppo piccolo. Ah no. Questo ci va bene. Perché questo qui di Peggy Sage, le setole si spampanano, che è una meraviglia proprio. Vabbè, questo qui, amen. E me li vado a mettere su questi due di Essence, che ci vanno alla perfezione. Che sono tutte e due da blush. Ecco qui.
Ed ecco qui i miei pennelli che sono belli e protetti. Ovviamente vi farò vedere quando è che saranno asciutti come sono. E penso che ne ordinerò un altro pacchettino perché cioè, sono una mano santa per le setole dei pennelli. Comunque, ci vediamo domani mattina quando spero i miei pennelli saranno asciutti. Buongiorno a tutti, allora è mattina, quindi andiamo a rimuovere queste cosine. Il pennello è asciutto e le setole stanno perfettamente a posto loro. Questo è ancora un po' umido, cioè è asciutto questo, non è umido questo. Strano. Questo è asciutto. Oh, questo qua ha conservato le setole proprio come che sono. Questo qui è il mio amato penna di Peggy Sage. E infine il Sigma. Questo voilà. Sì, penso proprio che ne comprerò un altro pacchetto di queste cosine. Niente, spero che il video vi sia stato utile e vi mando un bacione. Ciao!